Frate guardiano, frate umile chiede di voi, vuole ricevere l'estrema unzione. Ehi, bambini, facciamo una cosa bella tutti insieme. Diciamo l'Ave Maria, eh? E dalle sue parole ho compreso il contenuto di quelle lettere, senza neppure averle aperte. Sono le proibizioni fatte dal Monsignor Nunzio di Napoli, dal generale Benigno. Sei solamente un ipocrita, questo sì, un ipocrita o un illuso. Muoviti! E tu, piccolo, che fai tutto in disparte? È sordo muto, frate! Non può né sentirvi, né tantomeno dire l'Ave Maria! Sì, padre già, tutti, meno che uno. Padre! Padre! Orsù, parlo! Frate umile, nei campi, sta sospeso per aria! Cosa? È una menzogna! Non è vero, l'ho visto io, con sti occhi. Decisero di spostarlo da un convento all'altro. Pensavano che così facendo non avrebbe fatto a tempo a far spargere la voce. E quanto vi ho detto, l'ho saputo per bocca di padre Bonaventura D'Aluzzi e padre Antonio di Rovereto. Volevano soffocare la sua fama di frate estatico. La guerra cresceva. E quanto ho attestato, lo giuro. Io giuro che corrisponde a verità. Su, piccolo, diciamo l'Ave Maria. Se qualcuno dovesse chiedere di frate umile, digli che sta infermo. Ma non è grave, ecco, sì, dille così, che sta infermo, ma non è grave. Frate Cialumino, io ti dico che servire i frati mi pare di servire gli angeli del paradiso. E quando lo faccio, le mie fatiche si alleggeriscono. Non mi pesa. Però qualcosa portiamocela con noi. Non diamo tutti alle poverelle, che noi, fra tutti, e mica siamo ricchi. Paisà, il signano ci ha regalato sto fraticello santo. Vigliati, vigliati! Esattamente cosa gli si proibisce? Gli è fatta proibizione di non dar risposte di cose future, di non parlare a secolari, di non uscire dal convento e di... Non avrà scosso i cuori, madre, ma a quanto pare è riuscito a scuotere le penne. Fate un'opera pia, padre. Rimettete nella cella di quel poverello la sua croce. Non ero mai consumato, padre. Una malattia ribella lo tormentava. I dolori viscerali di frate umile sono arrivati ad un punto veramente irrecuperabile. I personaggi più eminenti della Chiesa si sono presi cura di questo povero fratocello.